Buonasera a tutti, prego, Maurizio. Prego. Prego. Maurizio, l'interista, prego. Non sentiamo. No, non è l'assenza. Ah, ok. Ciao Simone, senti, quanto ci hai creduto dopo il gol di Lautaro e quanto ha influito comunque invece l'espulsione di Sanchez? Ma io penso che la squadra ha fatto un'ottima gara. C'è del rammarico per la gara di San Siro, perché la squadra nel doppio confronto se l'è giocata ad armi pari contro una squadra forte come il Liverpool. Quindi c'è un po' di rammarico. Stasera, nel momento che sembrava che loro avessero risentito del gol fatto, purtroppo c'è stata l'espulsione di Sanchez. Guido De Carolis, Corriere della Sera. Brozovic ha detto affaticamento al polpaccio anche per me. Buonasera Simone. Ciao. Ciao. Tanto complimenti per la veramente la bellissima partita dell'Inter. Grazie. Però la partita dimostra davvero una crescita della squadra anche in campo internazionale. Come dicevi tu, nel doppio confronto se l'è giocata fino in fondo l'Inter. Forse senza l'espulsione di Sanchez si poteva pensare a qualcosa di più. Cosa ti lascia questo cammino in Champions? Mi lascia il fatto che la squadra dopo 11 anni è riuscita a fare un ottavo di finale. Abbiamo trovato probabilmente la squadra più forte d'Europa e ce la siamo giocata ad armi pari. Sappiamo che abbiamo fatto due grandissime prestazioni, secondo me a San Siro probabilmente ancora meglio, e a volte insomma le partite sono indirizzate dagli episodi, perché a San Siro per 75 minuti facciamo una grande gara e prendiamo un gol su palla inattivo a casuale. Stasera siamo stati bene in campo, abbiamo sofferto il giusto su due palle inattive il primo tempo, perché sono una squadra molto molto fisica, e poi nel momento nostro migliore, che secondo me avevamo preso campo, avevamo preso la partita in mano, purtroppo c'è stata l'espulsione di Sanchez. Però abbiamo fatto un grandissimo percorso, chiaramente c'è l'amaro in bocca ripensando alla partita di San Siro. Grazie. La stampa. Sì, buonasera mister. Ciao. Ciao, come valuta l'espulsione di Sanchez? Nel senso, avete un po' protestato sul momento, e poi ecco questa bellissima prestazione, cosa vi lascia in chiave volata scudetto? Perché immagino che lasci anche tanta autostima. Ma sicuramente lascia tanta autostima. Adesso dovremo fare anche insomma vedere come ne usciamo da questa partita, perché abbiamo avuto un paio di acciaccati. Speriamo che non sia nulla di grave, e c'è il rammarico insomma per l'espulsione nel momento che avevamo in mano la gara. L'ultima, interista. Sì, salve mister, buonasera. Ciao. Faccio due domande molto più. Una domanda per favore. Una domanda per favore, a testa. Ok, va benissimo. Grazie. Allora le chiedo, appunto, è stata una prestazione molto molto importante, difficile anche da commentare, perché poi uscire così fa male. Grazie. Penso di sì, penso che il rammarico sia per la gara di andata. Stasera siamo venuti qui ad Anfield, su un campo difficilissimo, contro una squadra fortissima, fisica, tecnica, tutto quello che può avere una squadra, però i ragazzi se la sono giocata ad armi pari nel momento nostro migliore. Purtroppo
abbiamo pagato a caro prezzo. Io non ho ancora rivisto l'episodio, adesso lo guarderò, ma ormai rivedere l'episodio quando è finito tutto conta relativamente. Grazie. Grazie a tutti, buonasera.